Credo che una delle poche libertà che siano state concesse all'uomo sia quella di rompere questa dualità della vita attraverso l'arte. L'arte è sovversiva rispetto alla natura, perché mentre questa deve obbedire alle sue leggi, deve essere maschio o femmina. Per esempio, l'arte invece può rompere con esse o dare l'illusione di farlo. È l'unica libertà che gli dèi ci hanno concesso e bisogna approfittarne.